Buongiorno amici, benvenuti in cucina Comau. Facciamo una bella salsetta per i nostri spaghetti. Mettiamo un paio di spicchi d'aglio in camicia. Ecco qua, la gattina. Facciamo rosolare bene. Adesso vorrei fare un sughetto particolare. Abbiamo comprato delle piccole melanzane. Ecco qua, sono proprio piccoline. Vedere, facciamo una bella salsa al pomodoro fresco. Ecco qua ragazzi, bello, eh? Facciamo un caffè, ecco qua di pronto. Allora, iniziamo a tagliare le melanzane. La mattina e poi aspettiamo. Ecco qua, io le metto a pezzettoni, fiamma alta, che così i bambini possono spostarle. No, allora non piace. Allora ragazzi, purtroppo brutte notizie, il campo calcistico del Cagliari Calcio ci hanno bastonato i nostri amici veneti. Ragazzi, purtroppo il Cagliari va di male in testa, però noi da buoni tifosi siamo positivi. Allora qui un bel brodo ragazzi, vedete, di patate, cavoletti di Bruxelles, pomodori, sedano, cipollotti, un bel brodo, e ci ho messo due foglie di alloro. Ecco, qui togliamo via l'aglio, l'acqua è calda. Allora, buona domenica a tutti, amici cari, buongiorno Angela. Angela è cresciuta nel quartiere dove sono nato anch'io, vicino al Poetto a Cagliari. Ecco qua ragazzi, facciamo rosolare bene e prendiamo i pomodorini. Fiamma alta, olio d'oliva e facciamo rosolare. Facciamo un bel pomodoro
Allora, io ho fatto il preparato il pane nel frattempo, ve lo faccio vedere. Vediamo un po', ce l'abbiamo in forno, tiriamo fuori adesso e mi dite cosa ne pensate. Ecco qua ragazzi, il pane. In casa, allora continuiamo a rosolare bene, per il pane un po' così, non so cosa fare con la camera. Allora facciamo rosolare bene le nostre melanzane, i cipollotti. Allora, ecco qua i pomodorini, li tagliamo a pezzi piccoli piccoli, andiamo a lavarli. Devo giocare con la camera ragazzi perché non è facile. Il mio brodo va avanti. Una bella pasta ragazzi. Continuate a rigirare, non servisse niente. Ecco qua, adesso possiamo anche aggiungere i pomodori, ancora una finita magari, perché le melanzane devono prendere il loro colore. Allora, ci mettiamo un pizzico di sale, proprio poco poco. E pomodori. Aggiungiamo un pochettino d'acqua e facciamo cuocere. Sughetto semplice, semplice, veloce. Ecco qua. Ripuliamo l'aglio qui. Adesso ragazzi facciamo un bel caffè,
facciamo una bella tazza di caffè. Ecco qua. Svegliamo un pochino. Ecco qua, un goccino. Buongiorno a tutti, caldo. Allora, il pomodoro va, adesso dobbiamo, faccio vedere meglio il nostro pane. Vediamo un po' come possiamo toglierlo dalla teglia. Ancora caldo, raga. Pane fatto in casa, bello, rimettiamolo sul tagliere, tanto oppla, questo, vabbè, c'è un casino. Stiamo andando avanti bene, fiamma alta per il mio sughetto, adesso io da parte preparo la pasta. Ecco qui, qui abbiamo un pentolino piccolo piccolo, facciamo un primo piano al pentolino, ok, cosa vado a fare? Passiamo il fuoco lì, prendo un mestolo e ci siamo a mettere del brodo. Ecco qua, un pochino. Bene. Allora, a questo punto, un po' di caffè. Veramente buono. Prendiamo degli spaghetti. Ecco qua, degli spaghetti li mettiamo a crudo qui nel pentolino. Li taglio in due. Ecco qua, e faccio il suo bollire. Mettiamo altro pochino e via. Ok? Adesso qui io voglio farvi vedere il pane quanto è bello, fatto stamattina, lievitazione 24 ore. Ecco qua, le melanzane cuociono. Pasta. Andiamo avanti. Ecco qua, l'acqua sta entrando in ebollizione con la pasta. Man mano che si asciuga ne aggiungiamo un pochino. Mescoliamo bene. Parte, il sughetto si asciuga. Sughetto di melanzane e cipollone. Questa è la merenda qui a Londra in una bella domenica dicembre del 21 2021.
cuocere bene le melanzane. Ecco qui, ok, non si attacchi la pasta sul fondo logicamente, quindi dovete stare attenti, e aggiungiamo pian piano del brodo. Brodo di verdura. E continuiamo a mescolare così. Ecco qua, spettacolo. Non fate attaccare sul fondo, cucinate con poca acqua. Poco poco sale e il brodo. Brodo più che acqua. Brodo di verdure. Oggi una ricetta vegetariana. Aggiungo un altro pochino d'acqua al mio sughetto di pomodori. Ci assicuriamo che le melanzane cuociano al puntino. E siamo a posto. Ragazzi, io devo preparare, guardate il pane qui che è bello, devo fare un po' di spazio, vorrei preparare ecco qua, questo è il mio panetto di pasta. Trasformando un po' di pasta madre, no? Ecco qua. Facciamo molto bello. E anche tagliarlo. Qua ragazzi la lievitazione, perfetto. Allora, ancora un po' di brodo, non dobbiamo distrarci. Ok, mescoliamo. E facciamo cuocere pian piano. Le melanzane sono quasi pronte. Aggiungiamo un po' di farina. Un pochino d'acqua. Thank you.
Ecco qua, spaghetti vanno, andiamo a lavorare la pasta, pian piano. E faremo le pizze da qua, per i bimbi. Farò lievitare almeno altre 3-4 ore. E via. Facendo un po' la rinfusa, ragazzi, perché praticamente l'occhio sulla pasta. Ecco qua, adesso possiamo mescolare la nostra pasta un minutino e il gioco è fatto. Spegniamo il fuoco della pasta. Ormai ci siamo. La pasta è al dente, la trasferiamo nella nostra, ecco qua, così. Fatto. Un attimino. Qua così, poco alto, ecco qua ragazzi, è uno spettacolo. Copriamo la nostra pasta, ecco, ci mettiamo un torcione e la mettiamo da parte. Un pochettino di prezzemolo, un altro goccettino di brodo e siamo a cavallo, un po' di prezzemolo qui, la lattina. Non deve mancare mai un po' di formaggio. Ed è fatto. Ragazzi, pasta asciutta con le melanzane. Spegniamo il fuoco e il gioco è fatto. Ecco qui, ragazzi. Possiamo anche assaggiare. Spostiamo dalla fiamma, tanto in più è fatto. Al dente. Ecco così. Buona giornata ragazzi, ciao da Mau, qui a Londra.